Si è concluso il primo turno all'ATP Challenge di Roseto. Stefano Travaglia, il migliore degli italiani, testa di serie numero 2 del tabellone, è stato costretto al forfè per un problema alla spalla. Ha avuto vita facile la testa di serie numero 1, lo spagnolo Carlos Taberner, che ha battuto Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-2-6-4. Particolare interesse per il match dell'ex 25 al mondo Luke Rosol. Rosol, che aveva sconfitto Nadal a Wimbledon, ha superato Darderi con il punteggio di 7-5-6-3. Le immagini si riferiscono proprio al match dell'ex numero 25 al mondo. Pellegrino è stato sconfitto dalla testa di serie numero 4 Milojevic con il punteggio di 7-5-6-2, mentre l'altro azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, Cobolli, ha avuto vita facile con l'argentino Trungelliti 3-2 e poi l'argentino è stato costretto al ritiro. Ascoltiamo proprio le parole di Cobolli. L'anno scorso sono andato con la squadra in Coppa Davis, ho fatto una bella esperienza e ero pronto alla sfida. Peccato per Trungio che si è fatto male, speravo in un risultato comunque positivo, ma dopo una dura prova. Nel secondo turno spicca il match tra l'azzurro Giannessi, che ha vinto in 3-7, 6-0, 2-6, 6-4 contro lo slovacco Martin e Luke Rosol.